Nel programma 8 e mezzo della puntata di ieri, 22 marzo 2017, sulla 7, ci sono stati i veterani Sallusti e Civati, ma è apparso un nuovo volto della, chiamiamola, conduzione, no, scusatemi, della politica italiana, un esponente del Partito Democratico che tutti già conoscono. Si chiama Sara Manfuso, è una bellissima donna, una bellissima ragazza, visto che è una giovane promessa ed è un'ex modella, da come si legge nel web, e ha studiato filosofia. Diritti delle donne, che va incontro alle donne, quindi che tutela quelli che sono gli interessi e soprattutto i diritti di tutte le donne del mondo ed anche quindi dell'Italia. Io Renziana, lui D'Alemiano, ma siamo dialoganti. Così avrebbe ammesso e avrebbe sintetizzato brevemente le dinamiche di coppia, almeno da un punto di vista, per così dire, politico, la bella Sara. E per l'appunto, non ha nascosto, secondo la mia opinione ieri, di puntare a diventare una collega del suo compagno e ottenere il cosiddetto seggio, quindi il posto alla Camera dei Deputati. Dunque un volto nuovo che svecchia il mondo antico della politica, che si affaccia direttamente nella politica. Il volto è quello di Sara Manfuso, ripeto, presidente ieri alla 7 su 8 e mezzo condotto da Lilli Gruber in modo magistrale, e che si è fatta notare oltre, questo tengo a specificarlo, che per la sua immensa bellezza, vista che effettivamente è una bellissima donna, una bellissima ragazza, anche perché fisicità, una bellissima, una grandissima bellezza, ha anche un gran cervello, nel senso che è molto intelligente e, da come si vede, da come si capisce, anche molto attenta a ogni dinamica di natura politica. Bene, complimenti a Sara Manfuso, complimenti vivissimi. Questo video non vuole assolutamente ledere la privacy di Sara Manfuso, solo informare eventuali persone di questa sua persona, di queste sue scelte, di questo suo aspetto positivo, che è la bellezza elevatissima, soprattutto la sua grande verve e soprattutto, ripeto, il suo cervello, che reputo un cervello sofisticato, intelligente e soprattutto perspicace. Bene, complimenti alla cara Sara, il video termina qua, un saluto, violazione della privacy no, solo informare eventuali persone di questo bellissimo volto della nuova politica italiana. È bene che ci sia un rinnovamento delle forze politiche, ben vengano persone come Sara Manfuso che rinnovano la classe politica attuale per togliere da mezzo la politica vecchia, fatta per lo più, secondo la mia opinione, da persone che hanno un'età troppo elevata. Sì, è interessante e importante che siano persone con età elevata, perché in qualche maniera possono essere più mature, ma è bene rinnovare la classe politica attuale in Italia, non solo, anche per fare in modo che persone come Sara riescano a farsi posto nella politica e riescano ad avere per l'appunto la capacità di esporre le proprie idee, idee che poi arrivino, mi auguro, ai cuori della gente per ottenere l'eventuale voto. Potrebbe essere una sviolinata questa nei confronti di Sara, che tra l'altro non conosco dal vivo, ma mi piacerebbe conoscerla, però non lo è solamente un modo per dire che bisogna, secondo me, svecchiare, o meglio, togliere da mezzo i capostipiti della politica, quindi le vecchie glorie, ma andare sulle nuove glorie, sulle nuove promesse politiche italiane e non solo. Bene, saluti a tutti e cordiali ringraziamenti alla bella Sara.